Ben ritrovati anche questa settimana a una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. Due gli argomenti principali: un convegno sull'agricoltura sociale e la visita alla cooperativa I Tesori della Terra di Cervasca, poi l'inaugurazione di un nuovo punto vendita e riferimento del Cap Nord Ovest a Morozzo, nel Cunese. Ma iniziamo con gli argomenti di Obiettivo Agricoltura News. Parleremo del tavolo di crisi per l'asti spumante di OCG, il mercato di Cavallarmaggiore, che è un classico del lunedì in questa piccola cittadina tra Cuneo e Torino, PSR, piano di sviluppo rurale, fondi destinati alle montagne, cioè alle terre alte, e accordo sulla gestione della problematica dei cinghiali. Ci vediamo dopo. Le giacenze toccano quota 500.000 ettolitri. I dati di vendita del 2015 sono ai minimi da 20 anni e le previsioni per la vendemmia 2016 parlano di una resa per ettaro del Moscato, quanta uva vendemmiare, sotto i numeri del 2015. I referenti della filiera dell'aromatico più famoso al mondo si sono riuniti a Torino ed è parso subito evidente che serve un tavolo di crisi dove analizzare il passato e programmare il futuro. In 5 anni l'export di uno dei vini a base Moscato più bevuti all'estero, l'Asti Spumante, ha perso più del 33% delle quote di mercato. Se nel 2011 le dogane censivano 68 milioni di bottiglie in viaggio verso i 5 continenti, nel 2015 a fatica si è arrivati a 48 milioni e mezzo. Nelle cantine le giacenze sono sopra la soglia d'allerta e i vignaioli hanno paura di incassare meno di quanto costi lavorare un vigneto. A convocare in regione parte agricola e parte industriale l'assessore Giorgio Ferrero. «Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno», commenta. «Il momento è difficile, ma le parti in causa sono pronte a parlarsi, a programmare». In realtà la trattativa sulla resa per ettaro, su quanto moscato potrà essere usato per produrre asti e moscato d'asti di OCG, non ha ancora raggiunto un punto di incontro tra le parti. «La nostra proposta è chiara», annuncia Giovanni Satragno, presidente dell'Asso Moscato. «80 quintali per la DOCG più altri 10 pagati come aromatico, ma sempre utilizzabili per fare asti e moscato d'asti. La differenza di prezzo, quella tra le uve DOCG e quelle aromatiche di questi 10 quintali, dovrà finire in un fondo per la promozione». Non è possibile che da anni, sia in Italia che all'estero, non ci sia stata fatta più pubblicità. Le stime calcolano circa 7 milioni di euro per il marketing. Non ci aspettavamo di parlare di rese, è il commento di Lorenzo Barbero, manager Campari e portavoce della parte industriale. Ma la nostra proposta è questa: 70 quintali di uva per ettaro, altri 10 che potranno diventare di OCG in caso di richieste di mercato, e 50 quintali di aromatico. Dobbiamo fare i conti con la realtà, aggiunge. Per un biennio si dovrà ridurre le rese per smaltire le giacenze, cercando di far evolvere il mercato. Il convegno C'è vita in Alta Valle, realtà e sviluppo compatibile delle terre alte, organizzato dall'Associazione Blu Genziana nella splendida cornice offerta dal rifugio La Maddalena ai Vernagli, frazione del comune di Montaldo Mondovì, aveva come filo conduttore le strategie per restituire valore ai territori di montagna. A introdurre l'iniziativa, cui era presente l'assessore regionale Alberto Valmaggia, è stato il presidente dell'associazione Claudio Bo, che ha ricordato la necessità di considerare le valli alpine come una risorsa e non un problema. Per l'Accademia delle Alte Terre, nuovo polo di studi sulla montagna di prossimo via Mondovì, nei locali dell'ex Politecnico, Mariano Allocco ha sottolineato l'esigenza di garantire i servizi nelle aree montane e di ridurre la pressione fiscale alle imprese che ci lavorano. La docente del Politecnico, Daniela Bosi, ha richiamato l'attenzione sul fatto che non bisogna disperdere risorse nel recupero di borgate alpine senza avere un progetto di sviluppo nelle stesse. Gli amministratori locali hanno presentato all'assessore regionale un lungo elenco di richieste. Nel nostro territorio, ha detto il sindaco di Montaldo Mondovì, abbiamo problemi di bilancio e non riusciamo più ad asfaltare le strade che portano alle borgate. Per il primo cittadino di Pamparato bisogna eliminare il bollo auto per chi abita in montagna. Ma le conclusioni le ha tratte Valmaggia. In passato, ha detto, per salvaguardare la montagna non si è fatto molto. Adesso abbiamo la legge nazionale sull'agricoltura sociale e stiamo definendo quella regionale. Si tratta di una grande occasione per aziende che, oltre a svolgere le attività tipiche di produzione, possono fornire servizi utili alla comunità dove questi non ci sono. Il PSR è un'altra straordinaria opportunità, ma le unioni montane e i comuni, per ottenere le risorse, devono lavorare insieme. Ci sono a disposizione 284 milioni di euro di provenienza pubblica per potenziare la banda larga e 66 milioni di euro per i gruppi di azione locale. Una
accordo per il contenimento dei cinghiali sul territorio astigiano è stato sottoscritto dal consigliere delegato alla caccia e pesca della provincia, dalla consigliera delegata torinese alla tutela fauna e flora e dai presidenti ATC Nord, Tanaro e Colline Torinesi. Le specifiche modalità verranno di volta in volta concordate dai responsabili degli interventi di controllo per cercare di mettere un freno a un problema annoso che da tempo è al vaglio della regione e delle varie province piemontesi. Una questione non semplice, anche perché, come è stato sottolineato negli interventi del successivo convegno Cinghiali, Caprioli e Sicurezza Stradale, pare non esistere un vero e proprio piano nazionale da seguire e ogni ente locale finisce col cercare delle soluzioni autonome. Sugli incidenti causati da animali è stato condotto uno studio approfondito da parte dell'Università del Piemonte Orientale. Lo studio è decisamente specifico. Sostanzialmente, hanno fatto sapere, ci sono due picchi di incidenti, uno ad aprile per quanto riguarda i caprioli e uno a novembre per i cinghiali, con una distribuzione che riguarda soprattutto le ore serali. Nell'astigiano i numeri non sono troppo tranquillizzanti, nel senso che gli incidenti possono capitare un po' ovunque. Abbiamo verificato che sono avvenuti in ben 90 comuni. Su 118 della provincia, qualche caso più raro può anche riguardare la tangenziale di Asti o addirittura l'autostrada. Per provare a porre rimedio, hanno concluso, stiamo sviluppando il progetto di ricerca SPIA, acronimo che sta per segnalazione pericolo investimento animali, che prevede l'integrazione dei tratti stradali più a rischio nelle mappe dei navigatori con un alert nel momento in cui ci si avvicina ad essi. È un progetto ambizioso, ma non eccessivamente costoso e stiamo cercando dei finanziatori. E ora, come promesso, da Cervasca al convegno sull'agricoltura sociale e la visita alle nuove aree esterne della cooperativa I Tesori della Terra. Doppio importante appuntamento organizzato dalla Società Cooperativa Agricola Sociale I Tesori della Terra a Cervasca, nel Cunese. Nella sala consigliare del Comune si è svolto il convegno La nuova legge sull'agricoltura sociale, il programma di sviluppo rurale 2014-2020 come opportunità di sviluppo del territorio. La cooperativa cunese è nata nei primi anni 2000, oggi dà impiego a 19 soci, di cui 5 svantaggiati, e occupa nelle sue varie realtà oltre 50 lavoratori. È stata tra le prime in Italia a credere e investire nell'agricoltura biologica e in quella sociale attraverso il reinserimento terapeutico nell'attività produttiva di persone disagiate. Nel 2013 ha realizzato il progetto innovativo dell'Ecostalla, dove le mucche vivono in condizioni di maggior benessere rispetto alle strutture tradizionali. Tra le eccellenze sfornate dai Tesori della Terra, proprio il latte che serve a ottenere lo yogurt e i formaggi Raschera, Bratenero e Toma Piemontese, poi la cura delle carni bovine e la coltivazione della frutta e della verdura, ogni alimento rigorosamente biologico. Terminato il convegno, autorità e cittadini si sono trasferiti nell'azienda agricola della cooperativa, nella frazione San Bernardo di Cervasca, per visitare i terreni e le strutture di produzione, dove il vescovo di Cuneo Fossano, Monsignor Piero Del Bosco, ha inaugurato le nuove aree esterne dei Tesori della Terra. Una bellissima realtà, un esempio virtuoso non solo per ciò che riguarda l'agricoltura, ma anche per quanto riguarda l'attenzione al sociale e l'inclusione di lavoratori e lavoratrici diversamente abili. Io credo davvero che sia questa la strada da percorrere per essere oggi capaci di stare certamente sul mercato, ma di saper davvero anche dare delle risposte a chi cerca un lavoro e ha delle difficoltà. L'esperienza di oggi ha messo in evidenza una bellissima realtà cresciuta nell'arco di alcuni decenni e migliorandosi, che dimostra come in agricoltura si stia facendo grande innovazione sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo della salute degli animali e sia sotto il profilo anche dell'inclusione sociale che ruota intorno all'agricoltura. Questa esperienza qui è un'esperienza straordinaria di agricoltura sociale che è riuscita a coniugare nel corso degli anni una sostenibilità dell'agricoltura, una sostenibilità economica della stessa e la capacità di questa tipologia di agricoltura di creare inclusione sociale e di offrire prospettive di lavoro anche a persone che diversamente in altri contesti di lavorativi faticherebbero a operare. Un progetto di grande innovazione imprenditoriale. Poi incidentalmente questo tipo di innovazione, questa azienda, i Tesori della Terra, opera nel settore agricolo e in provincia di Cuneo l'agricoltura è un settore trainante, un settore leader, quindi ci sta che arrivi un'innovazione forte, però è un esempio di innovazione dirompente che
può essere esportato anche ad altri settori dell'economia. È dirompente perché riesce a mettere insieme il valore aggiunto che deriva dal fatto di essere collegato al nostro territorio, che deriva dall'attenzione all'ambiente nella produzione e che deriva dall'attenzione alla comunità all'interno del quale opera, con la forte attenzione per il sociale. Sicuramente noi da anni auspicavamo che ci fosse in Italia una legge sull'agricoltura sociale, perché questo vuol dire solo andare a tutelare maggiormente e a identificare ancora meglio quelle che sono le attività che da anni i nostri imprenditori, che ormai sono innovativi sul territorio, stanno portando avanti. Attività e servizi che vanno a tutela di quelle che sono le necessità di una società, le necessità di alcune categorie naturalmente di questa società che hanno più bisogni. E anche in un periodo in cui, come sappiamo, molti sono i servizi che a livello pubblico stanno mancando o stanno comunque venendo a meno. Noi come agricoltura ci rendiamo conto, e soprattutto come Coldiretti, di essere al centro di una società, anche perché non siamo più solo un'organizzazione sindacale, ma siamo veramente una grande forza sociale che guarda in primis, come sempre, gli interessi della nostra società e dei nostri imprenditori, ma con grande interesse anche quelle che sono le necessità di tutta una popolazione. Sicuramente queste, come oggi, sono realtà, esperienze che possono dare uno stimolo anche a chi vuole rientrare in agricoltura, anche i giovani che possono avere, grazie appunto poi alla legge di orientamento, quindi alla multifunzionalità, nuove opportunità e nuovi lavori in agricoltura. Quello che è attualmente lo strumento necessario è sicuramente il PSR, quindi che anche a livello nazionale, ma sicuramente regionale, ci sia un programma di sviluppo rurale che tenga conto che un'agricoltura, con le tante sue sfaccettature, può avere necessità anche di fondi che possono arrivare sul sociale, proprio per poter mantenere in piedi queste realtà. Prevede che le attività sociali svolte dalle nostre imprese agricole, quindi attività di inserimento lavorativo, ma anche e soprattutto attività di servizi sociali, penso agrigrido, agresilo, attività di anche accoglienza di giovani, di formazione rispetto al mondo agricolo, siano parte integrante dell'attività agricola stessa, sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista anche della gestione dell'organizzazione aziendale. Sono aspetti questi importanti che valorizzano quella che è la multifunzionalità agricola anche in ambito sociale. E la realtà nella quale ci troviamo è un bel esempio in questo senso. Straordinario, perché non soltanto ci fa capire che è possibile fare un'attività sociale all'interno di un'impresa agricola, ma che le imprese che lo fanno sono anche le più innovative, quelle che riescono insieme all'apertura al sociale anche ad avere una maggiore attenzione alla qualità dei loro prodotti. Allora, si basa su tre pilastri: l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e la realizzazione di un impianto di cogenerazione. Sostanzialmente è un nuovo modo, c'è completa decostruibilità. La stalla non ha una palata di cemento, le mucche stanno su una lettiera naturale di compost e quindi è un modo nuovo, più rispettoso dell'ambiente, perché non c'è spandimento di alcuna deiezione, perché partiamo da una lettiera di compost che arriva dalla frazione organica delle nostre case. Le mucche stanno in questa sperimentazione su questa lettiera sempre, e questo fa sì che si ammalino di meno, stiano meglio, facciano un latte più buono e soprattutto questo tipo di allevamento è più rispettoso dell'ambiente. Passiamo all'inaugurazione di un nuovo punto di riferimento e punto vendita a Morozzo nel Cunese del CAP, il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest, in forma abbreviata CAP Nord-Ovest, nasce nel marzo 2000 a seguito del cambiamento della ragione sociale. Al momento il bacino d'utenza interessa le province di Asti, Cuneo, Imperia, Savona e Torino. In quanto cooperativa, la società, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, attua un articolato impegno volto alla fornitura di mezzi tecnici, innovazione e miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. Assemblea del Consorzio Agrario del Nord-Ovest presso l'agenzia, presidente, assemblea annuale per l'approvazione del bilancio, ma anche un momento per verificare la progettualità che è stata portata avanti e guardare a quello che sarà anche il prossimo anno. Ecco, intanto a che punto siamo con i progetti di filiera? I progetti di filiera stanno andando avanti bene, quest'anno
e ulteriormente aumentata la superficie di grano coltivato in filiera. Siamo arrivati ad oltre il 50% del grano con varietà di qualità, e questo è un risultato che premia soprattutto l'impegno nostro, l'impegno degli agenti, l'impegno anche degli agricoltori che sul territorio hanno saputo divulgare questa buona iniziativa. Quando ci sono i risultati positivi anche in termini economici, poi ovviamente è più facile promuovere questo. Questo ci permette di distinguerci dal resto del mondo, diciamo così, sul territorio, proprio in materia di cereali, e ci fa molto piacere. Un grande passo avanti anche con il mangimificio. Voi state, probabilmente avete concluso l'iter per il nuovo OGM. Sì, l'OGM è stato definitivamente certificato, per cui già da un anno si sta lavorando, negli ultimi mesi si è ottenuto la certificazione. I risultati per fortuna ci stanno dando ragione, perché sono aumentate le vendite dei mangimi con soddisfazione da parte dei clienti, perché permette alle aziende di cercare di quelle filiere anche in termini di carne, soprattutto con chi vuole commercializzare questi vitelli, questa carne allevata con soia no OGM, con mangimi no OGM. E anche questo qua è un salto di qualità che si è voluto fare con un impegno non indifferente da parte di tutti, ma credo sia un modo di lavorare interessante per il futuro, che darà delle soddisfazioni. Cambiamo settore completamente, anche provincia, perché qui parliamo di più dell'Astigiano. Anche nell'enologia si sta facendo un buon lavoro per valorizzare la qualità. Sì, il rapporto ottimo che c'è con Coldiretti, in questo caso con Coldiretti di Asti, ci ha permesso di stipulare un accordo con il loro laboratorio, che comunque si estende anche sull'Albese. Noi abbiamo degli ottimi prodotti per vinificazione, per la coltivazione dell'uva in generale. Si sta intraprendendo anche qua un percorso virtuoso che ci aiuterà sicuramente sul territorio a entrare maggiormente in questo settore, che era un pelino chiuso per noi. Per cui diciamo che il lavoro sta premiando, e di questo siamo soddisfatti. Direttore, abbiamo sentito come la progettualità continui nell'ambito del CAB Nord-Ovest e non solo. Ecco, facciamo un attimo un panorama piemontese di quello che è stata, come dire, l'attività, il potenziamento che avete fatto a servizio delle imprese agricole. Benissimo, il 2015, che è il primo anno post fusione, anno in cui è stato incorporato il Consorzio Agrario di Torino nel Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest, si è proseguito un'attività di organizzazione, di riorganizzazione del territorio in termini di personale, di struttura e quant'altro. Le cose di rilievo che mi preme sottolineare sono le seguenti. Nel 2015 si è ottenuto il mandato dalla società Massey Ferguson, mandato che avevamo solo per la provincia di Cuneo, anche per le province di Torino e per la provincia di Asti, a parte due piccolissimi settori zonali vicino Vercelli e vicino ad Alessandria, che sono territorio di altri concessionari. Per il resto oggi abbiamo praticamente tutto il nostro territorio gestito da un unico marchio, con una rete di vendita specializzata dedicata appunto al settore. Quindi si sono create le basi per avere una potenzialità di sviluppo negli anni in questo settore, che era un pochino così lasciato un po' a se stesso. Si è proceduto nell'inserimento di un tecnico veterinario nel territorio di Torino, dove la zootecnia gioca un ruolo molto importante, e siccome storicamente il Consorzio Agrario di Torino non aveva il mangimificio, oggi che beneficia anche di questa struttura che il Consorzio Agrario di Cuneo ha portato nella fusione, stiamo come dire, implementando anche lì il supporto tecnico. Abbiamo implementato ancora il supporto tecnico nella provincia di Asti, dove c'è una viticoltura molto, molto florida, c'è un'enologia molto attiva con la quale noi collaboriamo, con la Coldiretti, che è un laboratorio molto importante. Quindi stiamo lavorando in questi sensi, in questi ambiti, per migliorare come sempre l'attività sul territorio e dare un miglior servizio alle aziende agricole. Inaugurata la nuova sede del CAB Nord-Ovest, un punto di riferimento a Morozzo, nella piana tra Cuneo e Mondovì. Stiamo inaugurando la nuova sede del Consorzio Agrario a Morozzo, dove ci siamo trasferiti in questa nuova struttura.
questo per dimostrare come il consorzio agrario sia radicato al territorio e voglia costruire e investa sul territorio, soprattutto in una zona dove le filiere dei cereali sono molto forti e dove l'agricoltura è ancora buona. Ci stiamo prodigando per innovare sui prodotti agricoli, sulle prodotti di filiera come concimazioni e prodotti tipo grano e cereali, e per avere una qualità superiore alle medie ormai che ci sono dovute ai problemi climatici e ambientali. E ci impegniamo a continuare questa nostra ricerca e questo sviluppo come col consorzio, sia su antiparassitari meno dannosi per l'agricoltura e su prodotti innovativi per aiutare le imprese agricole a avere una resa superiore in questo periodo di difficoltà economica per tutti i settori. Oltre a quella che è, diciamo, l'agricoltura professionale, anche un'attenzione al lobbismo, a quell'agricoltura meno impegnata, diciamo, ma che in periferia oggi ha molti riscontri nei consumatori. Oltre alla linea dell'agricoltura tradizionale, abbiamo inserito nella nostra linea anche tutta la linea da hobbistica, sia per giardino e per piccoli animali. Abbiamo inserito nella nuova nostra realtà la linea di tutto giardini, che speriamo che appunto abbia un ampio riscontro presso i clienti. Altra raffica di servizi ad argomento agricolo e agroalimentare, Regione Piemonte, tematica fitosanitari, un tema sempre di grande attualità. Di Fresa in Fresa, manifestazione dal torinese, protesta della Federcaccia sulle nuove normative che regolamentano questa disciplina in Piemonte, inaugurazione di un nuovo punto vendita della catena Presto Fresco a Saluzzo, capitale del Marchesato, un distributore di latte crudo a Chivasso nel torinese e la festa delle ciliegie da Pecetto in provincia di Torino. Utilizzare i prodotti fitosanitari in agricoltura in maniera sostenibile è quanto prevede il protocollo d'intesa per la riduzione dell'uso di tali sostanze in area risicola approvato dalla Giunta regionale del Piemonte. Una misura che la Regione ha preso nell'ambito di un pacchetto coordinato in maniera congiunta da diverse strutture. Già nel febbraio scorso erano state approvate misure di riduzione di alcune sostanze specifiche che in base ai monitoraggi ambientali effettuati per la redazione del piano di gestione del bacino del Po sono alla base di un inquinamento diffuso di origine agricola, in particolare nei corpi idrici ricadenti nell'area a vocazione risicola. Si è arrivati a questo protocollo perché c'è una grande attenzione all'area del bacino del Po e quindi a tutte le acque superficiali di quest'area qua, e poi con grande collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, io direi a partire dai risicoltori con le loro associazioni, ad arrivare anche ai prodotti, ai soggetti che vendono agrofarmaci e tutti quanti, compreso l'assessorato all'ambiente, che vogliono contribuire a migliorare il livello qualitativo delle acque superficiali, dell'ambiente, a migliorare la qualità del contesto lavorativo degli agricoltori, e io dico anche con questo possiamo dire che il riso piemontese è sempre più sicuro e sempre più di qualità alta. Un lavoro che si è sviluppato attraverso questo gruppo intersettoriale sulla tematica appunto dell'uso dei fitofarmaci, che ha prodotto sul riso questo risultato condiviso anche dalle organizzazioni sindacali, quindi è un lavoro importante, è un punto di partenza, sicuramente valorizzerà ancora di più il prodotto piemontese ma anche tutelerà il nostro ambiente. Con questo protocollo veramente siamo riusciti a mettere anche qua una firma, quindi un punto su quello che è la necessità non solo di produrre di qualità ma di avere anche un ambiente di piena qualità, di ampia qualità in cui il prodotto viene appunto coltivato. Ed è anche importante come questo protocollo d'intesa sia stato sottoscritto da più enti, inizialmente solamente dagli assessorati e quindi dalla Regione e dalle altre organizzazioni sindacali, ma anche soprattutto dal bacini di tutela di ambito del Po. Questo sa significare quanta necessità ci sia nel mettere insieme chi è presente sul territorio per ancora una volta rendere migliore il nostro territorio e la nostra qualità di vita. Thank you.
Alcune centinaia di aderenti a Federcaccia nei giorni scorsi hanno manifestato davanti al Palazzo della Regione contro il calendario venatorio e il divieto di caccia a due specie della fauna alpina, della lodola, deciso dal Consiglio regionale. Federcaccia ci rimprovera di non essere rispettosi verso i cacciatori, dichiarano il presidente Chiamparini e l'assessore competente Ferrero. Al contrario, noi siamo profondamente rispettosi dei diritti dei cacciatori, così come lo siamo nei confronti degli altri cittadini. Lo siamo anche verso il Consiglio regionale, che a stragrande maggioranza, con provvedimento legislativo, ha vietato la caccia di specie come la pernice bianca, in passato cacciabile in solo 85 esemplari in tutto il Piemonte, considerata vulnerabile dall'IPCC, che si occupa della protezione della fauna selvatica e protetta in molte parti dell'arco alpino europeo. Chiamparino e Ferrero aggiungono: siamo rispettosi anche nei confronti degli agricoltori, del loro diritto a non vedere i loro campi invasi da cinghiali e caprioli che continuano a proliferare per un'evidente errata gestione della caccia, che sembra tesa più a conservarne il numero per poterli agevolmente cacciare che a limitarlo. Sentiamo in proposito l'assessore competente Giorgio Ferrero. Federcaccia ha manifestato chiedendo rispetto per i cacciatori, il rispetto che noi abbiamo assolutamente. Questo però non vuol dire che pretendiamo anche rispetto degli agricoltori, che sono coloro che tutti i giorni si vedono devastati i loro campi o i loro vigneti da cinghiali, da caprioli e altri selvatici. Quindi noi vogliamo aprire una stagione che sia di collaborazione e non di contrapposizione, ma chiediamo fermezza su questi obiettivi. È un'altra cosa che diciamo che 38 enti con 760 amministratori, se poi producono questi risultati di non contenimento della fauna selvatica, sono completamente da riformare, perché i dati ci dicono che così non funziona. A Saluzzo, nella centrale Piazza Calosso, è stato inaugurato il nuovo negozio di vicinato del gruppo Presto Fresco. La scelta della famiglia Sapino, che gestisce il gruppo, è quella di essere sempre più collegati al territorio con la vendita di prodotti locali rintracciabili ed etichettati, soprattutto nell'ambito dell'agroalimentare, nell'ottica della valorizzazione del territorio. Siamo approdati finalmente anche in questa piazza 20 settembre a Saluzzo, è una posizione centrale, un punto vendita molto innovativo, cercheremo sicuramente di poter servire al meglio il centro storico, diciamo, di Saluzzo, con un negozio che è il classico negozio di vicinato. Abbiamo fatto in questo punto vendita le due casse caffè, quindi delle casse che vedono il cliente sempre di fronte ai nostri operatori, e con un rapporto un pochettino più diretto, un pochettino più rivolto anche alla cortesia e al servizio. E poi abbiamo anche questa novità della cassa automatica, una self-checkout totale, quindi qui il cliente ha la possibilità di potersi fare lo scontrino da solo, quindi di controllare la sua spesa, e pagando direttamente e facendo tutto in automatico. È anche un po' curiosa, perché è anche un buon gioco sia per i ragazzi ma anche per le persone che hanno voglia così di provare qualcosa di tecnologicamente un po' innovativo per questa piazza, perché siamo i primi sulla piazza di Saluzzo. L'obiettivo è sempre quello di valorizzare i nostri prodotti, i prodotti locali, e quindi lavorare con chi ci sta, e quindi riuscire a fare una filiera completamente a chilometro zero, dal produttore al consumatore, attraverso un ingranaggio molto importante, che è quella della grande distribuzione. Finalmente con Presto Fresco siamo riusciti a creare una forte collaborazione, e quindi con tutte le difficoltà di fare e far arrivare i nostri prodotti cerchiamo di lavorare con loro, e quindi specialmente qua cerchiamo di valorizzare non il localismo provincia di Cuneo, ma niente meno il territorio locale, quindi il saluzzese. La strategia commerciale di Presto Fresco è racchiudibile nel suo claim: vicino a te. Vicino a te significa vicino ai consumatori, significa vicino ai collaboratori, significa vicini al mercato, significa presidiare quelle che sono le loro esigenze ed offrire un servizio che sia in linea con quelle che sono le loro attese. Soltanto soddisfando le esigenze dei consumatori e dei collaboratori che operano all'interno dell'azienda potremo essere un'azienda vincente. Le scelte dei consumatori oggi sono orientate verso il prodotto pronto, quindi abbiamo dovuto rivoluzionare un po' tutti i reparti, inclusa la carne, nella quale abbiamo messo dei preparati pronti a cuocere,
sull'ortofrutta sono stati inseriti una serie di insalate e di preparazioni varie che permettono alle donne di arrivare a casa, mettere in tavola e non avere tanti problemi. Sulla gastronomia idem, perché lavoriamo abbastanza bene con gastronomia già pronta. E la realtà è quella che purtroppo oggi la gente ha sempre meno tempo da dedicare alle attività di cucina e c'è sempre più gente single, cioè quindi gente che vivendo da sola ha bisogno di cose pronte o comunque di porzionati. Dalla primavera del 2009 a Chivasso, nel torinese, presso l'azienda Rassetto in frazione Mosche, funziona un distributore di latte crudo. Accanto al latte i consumatori trovano un altro distributore con formaggi aziendali e prodotti di altre due aziende agricole della zona, tagli di carne bovina sottovuoto e uova. Questa esperienza la racconta l'allevatore Danilo Rossetto. Questa è una scommessa, diciamo, che abbiamo portato avanti con la Coldiretti nel 2008, l'abbiamo imbastita, come si dice, e l'abbiamo realizzata nella primavera del 2009. Il tutto è nato a metà aprile del 2009. Che è partito il distributore di latte e due o tre mesi dopo, non subito perché a livello burocratico non eravamo pronti, siamo partiti anche con una realtà un po' particolare, pionieri in quegli anni lì, con un distributore di formaggi aziendali trasformati dal caseificio in controlavorazione e con la collaborazione di altre due aziende, una di indirizzo zootecnico solamente vacca piemontese ed un avicolo, quindi le uova. Una collaborazione a tre. Quindi anche un modo per combattere la crisi e far trovare in modo facile prodotti aziendali. Esatto, prodotti genuini, un modo, tra virgolette, perché questa per noi è una piccola realtà, potessimo trasformare il tutto, purtroppo a livello organizzativo aziendale non mi permette questo, ma comunque è una piccola soddisfazione della... Quindi una scommessa vinta, si può dire così, ormai attiva da 7 anni. Sì, non è ancora morto nessuno, il cliente è sempre quello, sono abituali, quindi io dico sempre che se continuano a venire si sono accorti che non sono morti bevendo latte crudo. A Pecetto, comune della Collina Torinese, la festa delle ciliegie è giunta alla 101ª edizione. La rassegna, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco e la Falcol, associazione frutticoltori della collina. Domenica 5 giugno, giornata clou della tradizionale festa, caratterizzata dalla mostra mercato di prodotti agricoli ed enogastronomici. La produzione di quest'anno si presentava molto scarsa, no? Come d'altra parte è generalizzato un po' in tutta Europa, no? Probabilmente dovuto all'inverno mite o che so io, qualche posto è anche grandinato, no? E ultimamente a Pecetto l'andamento piovoso non ha certo migliorato le cose, ma bensì decisamente peggiorato. L'annata produttiva per le ciliegie è andata bene come qualità, c'è una qualità eccezionale, anche se abbiamo avuto alcuni problemi per quanto riguarda la tenuta della ciliegia sulla pianta per la pioggia. La ciliegia, come si sa, insomma, patisce molto l'acqua e allora c'è una percentuale di prodotto che risulta di scarto perché ha la pelle, diciamo, rovinata, il cosiddetto cracking. E a questo proposito alcune aziende qua a Pecetto stanno cercando di risolvere il problema coprendo i nuovi impianti di ciliegio, specie con le varietà nuove che sono anche più grandi, però patiscono di più il cracking e niente, si sta cercando di trovare una soluzione come si è trovata nelle altre areali cerasicoli italiani. Questa è una cosa che caratterizza l'agricoltura di oggi. Per fortuna anche qui a Pecetto vediamo di rimporsi fermamente, fortemente questa tipologia di impostazione. Si tratta di aziende particolari, queste aziende da frutta, una con la vendita diretta, si tratta di aziende dinamiche che pensano al prodotto curando molto l'esposizione, curando la qualità, avendo un contatto diretto con il consumatore,
per evidenziare tutte quelle che sono le caratteristiche e le prerogative di un terreno di questo genere. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 100 anni di questa manifestazione delle ciliegie qui a Pecetto, questo è il 101esimo anno, è bello poter, come dire, superare il centenario con aziende di questo tipo. Io credo che questo territorio qui, che decise di impiantare in un momento storico molto particolare, di investire sulle ciliegie appunto 100 anni fa, potrà avere davanti a sé ancora un grandissimo futuro, e credo che le aziende oggi rappresentate lo possano dimostrare appieno.